200.000 miliardi di vecchie lire. Per riprendere in mano la scuola e posizionarla come? Come sta scritto in questo libro. Dicevo prima al micro Silvano che mi sembrava quasi, pensando e leggendo questo libro, di aver visto sempre lui che ci guardava quello che stavamo facendo. Perché bisogna riposizionare la scuola a partire dalle strutture esterne, le più semplici. Andate in Germania, quando vedete anche in un paesino qualsiasi della Baviera, che è una regione di contadini, un bel edificio, vedrete che quella è una scuola, sicuramente è una scuola, come da noi, vero? Proprio come da noi. Il glorioso Maffei è i soffitti che crollano. Riposizionarla, tutte le strutture, ma soprattutto i rapporti diretti, costanti con la realtà locale, gli enti, le istituzioni, le realtà economiche. Da subito, perché non è pensabile che si incominci a una certa età. Se non ci si abitua, secondo le proprie capacità, a muoversi nel contesto, il contesto ci schiaccia. E allora c'è la battuta alla passata nuttata. La scuola è un obbligo, no, passerà, poi ci penseremo dopo. La separazione netta è spaventosa. E allora si fa archeologia, costantemente si fa archeologia, ed è quello che abbiamo tentato di non fare. E poi in mezzo c'è stato tutto quello che c'è stato, ma guardate, qui non do giudizi di ordine partitico, do delle valutazioni come uno che frequenta il Ministero dall'83, dall'ottobre dell'83 la prima volta, che ha fatto il preside per 33 anni e ha servito lo Stato, e ne è orgoglioso, come docente, poi come dirigente, come preside, 47 anni. C'è stato proprio un assalto alla dirigenza, che è andato avanti per anni, una piccola pausa di quasi niente e poi di nuovo. E adesso è tutto fermo, non c'è assolutamente nulla. Ci sono delle persone per bene che stanno cercando di non affogare. E quindi quei 3 anni e mezzo si fermano come una possibilità. La legge 30, adesso voglio leggere proprio il pezzo centrale, quello che mi interessa di più, che corrisponde poi a quanto richiedono le campioni, le finalità, le ragioni, le condizioni e i soggetti della riforma. Parlo della legge 30. L'offerta di formazione va coordinata, scommetto che sei a memoria, che sembra il succo del suo libro. L'offerta di formazione va coordinata alle nuove esigenze del mondo contemporaneo e, anche in funzione di queste, occorre garantire che i risultati raggiunti non si disperdano una volta conclusi i vari percorsi di apprendimento. Questo l'ho imparato a scuola, adesso. Si tratta cioè di rinnovare l'identità delle istituzioni scolastiche, le quali, nel contesto della moltiplicazione tendenziale delle occasioni e delle opportunità formative, moltiplicazione tendenziale, sono tanto più chiamate ad affermare la specificità del proprio ruolo sul piano della sistemazione critica dei saperi e della qualità dell'insegnamento. Critica. Tanto che i programmi. Il corpus delle conoscenze, infatti, cresce e si modifica con ritmo incalzante, mentre i fenomeni sociali ed economici sono caratterizzati da una variabilità sino ad oggi sconosciuta, variabilità. Inoltre, lo straordinario sviluppo tecnologico segna ormai le condizioni della vita nei suoi molteplici aspetti individuali e collettivi. Al tempo medesimo, il rinsaldarsi e l'intensificarsi dei nostri legami con le nazioni dell'Unione Europea rendono sempre più necessario assicurare agli studenti e alle studentesse della scuola italiana la possibilità di sostenere adeguatamente i confronti internazionali. Come Fondazione Maffei stiamo facendo un piccolo progetto che
abbiamo chiamato Giovani Europa per tentare di riprendere in mano le carte del Process Bologna, Bologna Process, 99, 19-20 giugno del 99, rimasto sulla carta, per cercare un contatto europeo. E qui, e siamo nel 2000, la legge 30 del 2000, era già identificato come necessario e adesso è ineludibile il confronto europeo come storia e come anche unica possibilità, non le ricartare per non finire nel vuoto. Infine, da dove partiamo allora per le nostre riflessioni? Io parto da una serie di slide, ne avrei parecchi, ma mi fermo qui perché non voglio trovare troppo. Una serie di slide che nascono, le seconde che vi farò vedere, dalla lettura del libro. Le prime, come premessa, e vado via veloce su queste, vado via molto molto veloce. È la quarta delle competenze chiave delle raccomandazioni del 2006 del Consiglio del Parlamento Europeo, imparare ad imparare. Si vede, vede. Riuscite a vedere? Sì, sì, sì. No, si può anche spegnere le luci. Non è possibile diventare cittadino europeo senza un'adeguata e intelligente conoscenza dei linguaggi. Noi probabilmente confondiamo sempre lingue e linguaggi, come fossero la stessa cosa. I linguaggi comprendono più lingue. Allora, vabbè. E parto da qui. Parto da Platone. Fedro, 59. Col dispensare dall'esercizio della memoria produrranno l'oblio dell'anima di coloro che le abbiano apprese. Come quelli che confidando nella scrittura produrranno, sono quelli che sanno scrivere, leggere e scrivere. Ricorderanno che per via di questi segni esteriori, non da sé, per un loro sforzo interiore, tu dunque hai trovato un rimedio giovevole non già alla memoria, ma alla reminiscenza. E d'altro lato tu offri ai discenti l'apparenza, non la verità della sapienza. Perché possederanno non la sapienza, ma la presunzione della sapienza. Questo è l'atteggiamento che molti adulti hanno nei confronti degli adolescenti nativi digitali che smanettano da tutte le parti. E gli adulti sono convinti che quello smanettare da tutte le parti abbia risolto il problema della conoscenza e della sapienza. Invece della scrittura, metteteci il linguaggio digitale, e Platone 2500 anni fa già ci invitava a riflettere. Ecco allora una riflessione breve sulla didattica multimediale come strategia per sollecitare la motivazione intrinseca. Riassumo un po' in queste slide quello che vi ho appena detto di quello che avevamo incontrato sulla nostra strada di operatori scolastici come attività per creare un clima di classe sereno e interattivo che sia contestuale e non distrettuale, come occasione per realizzare un percorso di apprendimento per competenze, altro punto fondamentale del libro. Guardate che è un libro che una volta che l'hai aperto, l'ho appena consigliato oggi ad una nostra cara amica che sta tentando adesso l'orario per gli studi a preside, perché è un libro complessivo, cioè raccoglie tutto ciò che uno dovrebbe pensare, non sapere, non c'entra niente, pensare per andare avanti nel mondo dell'insegnamento-apprendimento, come approccio interdisciplinare alla conoscenza, anche questo è un altro tema, come opportunità di acquisire competenze trasversali, anche questo è un altro tema del libro, come risorsa per una flessibilità didattica che valorizza le differenze, anche questo, li ho messi insieme, ho sbagliato? Non so mai. Ecco allora sempre didattica multimediale come potenziamento delle attività laboratoriali. Ma fatto ridere, ma se l'ho fatto incavolare, ma con la doppia Z. Leggere i DPR 86, 87, 89, quindi sulla cosiddetta riforma
quello sarebbe solo di scienze. Non si sa se ridere o piangere, è come se tutto il resto non dovesse essere laboratoriale. O è laboratorio o non facciamo nulla. Come indicazione preferenziale per ricorrere a una programmazione collegiale e condivisa, qui sto parlando dei docenti, quando sono in cattedra faccio il cavolo che mi pare. Come stimolo e facile possibilità di realizzare un apprendimento cooperativo. Cooperative learning è una formula sempre di moda, sempre presente, però dopo la voglio vedere. Come opportunità di impostazione metacognitiva dell'apprendimento. Non c'è questo passaggio per cui io dimentico ciò che ho appreso perché l'ho trasformato nella mia scoperta e diviene me stesso. Questa è la metacognizione. Come formazione che sintetizza, ricordate i sette saperi, ho ripreso in mano un vecchio testo, ma penso che sia fondamentale, di Edgar Morin, per l'educazione del futuro. I sette saperi, così li riassumo brevissimamente, ma insomma dovreste conoscerli. La cecità della conoscenza, l'errore, l'illusione, i principi per una conoscenza pertinente, insegnare la condizione umana, insegnare l'identità terrestre, affrontare le incertezze come scuola normale di vita, insegnare la comprensione e l'etica del genere umano. Vi invito a rileggere una testa ben fatta di quel signore là. E quindi le otto competenze chiave, ce le rileggiamo: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale. Poi sulla competenza digitale c'è una raccomandazione del 20 agosto 2009 sulla alfabetizzazione digitale, che andrebbe rivista perché non è solo digitale, è sulla multimedialità nella sua complessità. Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza dell'espressione culturale. Queste dovrebbero essere, più la nona dell'alfabetizzazione, le competenze della perla alla con la scuola. È così? Vedete voi. E allora io riprendo le mie considerazioni facendo questo, dall'insegnamento all'apprendimento. E questo proprio l'ho ripreso, sono delle slide che ho riscritto, da una tesi di laurea fatta sulla mia rete, all'Università di Teramo, e dalla lettura del libro, perché lo spostamento di tanti giorni mi ha permesso di riprendere in mano con più calma, l'avevo letto di fretta. Vedete che riprendo il discorso dalle motivazioni intrinseche alle motivazioni estrinseche. Primo punto, la persona cognitiva, persona neurocognitiva, perché anche questo è un punto da focalizzare con grande attenzione. I docenti lo dimenticano quasi sempre. Che hanno di fronte una persona integrata, mente e corpo non sono separati e la ragione non è trascendente. Credenti o non credenti, la ragione non è trascendente, non è l'anima la ragione, è una sequenza di processi chimici, elettrici, magnetici. La ragione. I concetti sono fondati sull'esperienza percettiva e motoria. Mente e corpo non sono separati, quindi i concetti sono fondati sull'esperienza percettiva e motoria. L'apprendimento modifica le connessioni sinaptiche. Allora, perché prima ho fatto quell'accenno? Proprio perché questa modifica è in atto costantemente. Mezz'ora fa le nostre connessioni sinaptiche erano diverse da quelle che sono adesso e tra mezz'ora lo saranno diverse ancora. Sapere, ricordarsi, emozionarsi. Io limiterei un frullatore, venisse fuori un nuovo vocabolario,